protetta nell'entroterra del Capo di Leuca, Giuliano di Lecce e frazione del comune di Castrignano del Capo. La comunità giulianese vanta origini antiche, come testimoniano le presenze megalitiche, rappresentate dalla fisionomia del Menhir Menzi, sito in via Regina Elena. Il centro storico di Giuliano conserva la sua originaria bellezza e l'impianto urbano è segnato nel suo ingresso dall'antica porta cittadina, posizionata in asse con la via principale che attraversa il borgo. Passeggiando tra le stradine ci si imbatte nel seicentesco balcone degli Sberleffi, dove simpatici volti fanno capolino dagli intagli di un elegante balcone. A caratterizzare l'abitato è il castello feudale, di impianto medievale e potenziato dalla presenza dei possenti torrioni quadrangolari, posizionati ai lati della struttura. L'edificio conserva ancora oggi una parte del fossato, mentre la facciata principale è decorata da un sobrio loggiato settecentesco, frutto dei molteplici interventi strutturali apportati nel corso dei secoli. Elegante è la chiesa matrice, dedicata al santo protettore bizantino Giovanni Crisostomo. L'edificio risale al 500, ma ha subito diversi rifacimenti. È forte il richiamo al gusto neoclassico, che primeggia sul prospetto frontale. Le modifiche architettoniche furono realizzate durante gli ultimi anni dell'Ottocento e a quelle circostanze edilizie si colloca anche il completamento della torre campanaria, posizionata nella zona absidale dell'edificio. Il retaggio bizantino di questa antica terra si fa evidente nei resti della chiesa di San Pietro, posizionata verso le campagne del paese, tra i monumenti religiosi più vetusti della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Giuliano è un amabile borgo, ricco di storia e di bellezze architettoniche. Il suo passato riecheggia ancora nelle sue forme deliziose, nei suoi spazi sobri e ben curati, retaggio vivente di quella semplicità tipica della tradizione sociale del Salento meridionale.